Buongiorno a tutti, bentornati sul canale Trading On. Oggi inauguriamo una serie di video che spero di riuscire a portarvi sul canale nei prossimi giorni. Dovrei riuscire a farne uno ogni domenica e quindi sarà un appuntamento fisso. Spero chiaramente di riuscirci. Di cosa parleremo in questi video? Parleremo di alcuni spunti formativi sempre per quanto riguarda il trading online, per chi chiaramente è all'inizio, per chi sta iniziando con questa attività e vuole iniziare nel modo giusto, quindi vuole iniziare sulla strada corretta senza farsi influenzare da informazioni fuorvianti oppure sbagliate che sono presenti spesso e volentieri anche troppo in rete. Quindi oggi io vorrei parlarvi di un argomento che lo ritengo il più importante per iniziare, quindi quello che è l'argomento principale per ogni trader ed è essenzialmente il trend di mercato. Quindi oggi parleremo del trend di mercato e cercheremo di capire che cosa vuol dire analizzare un trend di mercato per quanto riguarda il trading online. I trend sono un'indicazione di una tendenza di fondo che può essere verso, nel caso dei mercati finanziari, verso il rialzo o verso il ribasso di un fenomeno che noi stiamo andando ad analizzare. Per individuare il trend, però, la variabile fondamentale nel capire come sta andando, quindi qual è il trend di mercato di un prodotto finanziario, al rialzo, al ribasso o in barra. Per sapere questa cosa è fondamentale analizzare il rumore del trend. Che cos'è il rumore del trend? Beh, il rumore del trend è la sporcizia. Immaginatevi un pavimento con della polvere sopra che non vi fa comprendere bene il colore delle mattonelle, quindi il colore che è presente ad esempio su questo sfondo. E quello è il rumore. Il rumore presente in un trend genera degli errori di visualizzazione del trend, quindi fa sì che voi possiate confondere un trend al rialzo da uno, per esempio, in barra di congestione e viceversa, uno al ribasso da uno in barra di congestione o altro. Immaginiamo un trend di Bitcoin. A un certo punto abbiamo un dato statistico, quindi una giornata, una settimana, che è completamente fuori dal contesto del trend della nostra criptovaluta. Cosa succede? Beh, quel dato statistico di quella giornata, di quella settimana, sarà un rumore, quindi sarà un errore in sostanza statistico che però ci confonde le idee. Quindi questo è il rumore. Quindi nell'analisi del trend, il trader deve chiaramente la prima cosa che deve fare per individuare il trend corretto è eliminare il rumore di fondo. Ma come si elimina il rumore di fondo in un trend di un prodotto finanziario? Dobbiamo ragionare perché è la prima cosa che dovete fare quando analizzate un grafico. Quindi proprio la prima operazione che voi dovete fare quando analizzate un grafico è esattamente questa: scegliere il giusto time frame, perché la scelta del time frame è la variabile attraverso la quale noi eliminiamo il rumore di fondo dai trend di mercato. Li vediamo in maniera più nitida, li vediamo in maniera più netta. Questo è la Standard & Poor's 500, quindi il future americano più grande, più importante, diciamo, che c'è al mondo, e questi sono diverse tipologie di time frame. Guardate, ad esempio, in queste fasi, con questo time frame che stiamo utilizzando in questo momento, un time frame a 4 ore, guardate quanto rumore abbiamo. Cioè, questo è il rumore, cioè questi dati, queste fluttuazioni che non sono lineari rispetto al trend, ovviamente generano confusione, generano rumore. Ora, fin quando il trend è delineato, molto delineato, come nel caso, insomma, di questa parte del grafico, si comprende anche col rumore. Ma immaginate di vederlo qui. Adesso io sfido tutti a dirmi che trend c'è in questa fase. Cerchiamo di ridurre il rumore del grafico. Come si fa? Aumentiamo il time frame, cioè ci spostiamo dallo zoom che abbiamo utilizzato qui verso un time frame superiore. Questo è un grafico daily.
E come vedete rispetto al precedente, ve lo rimetto il precedente, non so se notate già la differenza di rumore sul grafico, come è evidente, anche questa fase è molto più delineata, anche questo qui è tutta una fase più delineata. Andiamo ancora avanti, quindi aumentiamo ancora il time frame per vederlo da più distante. Guardate come si sono ridotte tutte le oscillazioni sul time frame weekly, quindi questo è un time frame settimanale. È un time frame che ci indica palesemente i cambi di trend se avvengono, quindi è molto più chiaro, molto più nitido. Vedete che questa fase è una fase che chiaramente ci sta indicando essere molto diversa dalle precedenti, quantomeno per quanto riguarda questo trend. Però ancora non sappiamo, vedete, neanche qui se questa fase effettivamente è un cambio di trend o meno. Dobbiamo ancora incrementare il time frame fino addirittura ad andare sul time frame monthly, quindi questo è un time frame mensile. Guardate, sul time frame mensile il rumore è stato completamente annullato. Qui avevamo un sacco di rumore nel grafico precedente, vedete? Sul time frame mensile è completamente scomparso. Vi faccio vedere i grafici di prima. Guardate le oscillazioni. Ed ora torniamo al grafico mensile. Scomparse completamente. Quindi questo è il modo in cui eliminiamo il rumore dal trend per avere una visuale chiara e definita del trend di mercato. Che significa quindi per il trading? Nel trading considerare un trend. Considerare un trend significa comprenderlo ed eliminare i dati di rumore di fondo che ci generano degli errori nella comprensione del trend, siccome trend is your friend ed è la regola aurea, una delle regole auree del trading, quindi dovete sempre andare a fare operazioni di trading a favore del trend di mercato. Voi dovete in primis, quindi prima di ogni cosa, quando guardate in grafico, avere l'idea chiarissima di quello che è un trend di mercato. Se avete un'idea chiara del trend di mercato, potrete eliminare moltissimi errori di ingresso nelle vostre operazioni. Più scendiamo sui time frame brevi, abbiamo visto, più aumentano gli errori perché aumenta il rumore. Quindi vi faccio una domanda. Secondo voi, per un trader alle prime armi, un trader che ha appena iniziato l'attività di trading, quale time frame deve utilizzare? Beh, la risposta è chiaramente molto semplice perché i time frame brevi sono difficili da tradare, quindi è un trading difficile. Perché? Perché se io scendo a utilizzare, a fare trading su un grafico a 5 minuti, immaginatevi quello che posso avere. Abbiamo appena visto che addirittura abbiamo rumore di un grafico in un trend, addirittura anche sul daily. Immaginate cosa voglia dire utilizzare un grafico a 5 minuti, a 10 minuti, addirittura io ho visto dei trader utilizzare dei grafici a un minuto per fare trading. Ora, insomma, poi ci perdiamo su altre considerazioni magari saranno argomenti affrontati nei prossimi video, ma è molto difficile fare trading su time frame brevi perché è un trading adatto per i professionisti, per chi sta sul mercato da anni e anni e soprattutto per chi ha grandi capitali e soprattutto bisogna avere la tecnologia adatta per fare questo tipo di operatività, perché voi dovete avere computer potentissimi, connessioni potentissime e ovviamente un broker dall'altra parte estremamente efficiente che vi faccia operare a quel livello di velocità. I time frame lunghi sono più adatti per chi fa trading da poco e per chi vuole iniziare a comprendere questa attività di trading. Quindi un mio consiglio assolutamente personale, ma lo consiglio per la mia esperienza nell'ambito del trading anche quantitativo, iniziate a fare trading, a studiare i mercati, a studiare i trend utilizzando solo time frame daily. E in particolare io vi consiglio il daily e il weekly. Quindi, per
Perché sono i più semplici da utilizzare per chi inizia, sono quelli che vi fanno commettere meno errori di tutti e vi assicuro, vi daranno anche le più importanti soddisfazioni economiche, perché non è assolutamente vero che utilizzare timeframe piccoli, quindi time frame brevi come 5 minuti, 10 minuti, vi dà la possibilità di ottenere più profitto. Sapete cosa vi dà? Solo una sensazione da un punto di vista mentale, quindi vi risolve un problema psicologico. Il problema psicologico dei trader, soprattutto per chi ha le prime armi, è quello di comprare quando i prezzi sono bassi. In realtà non è così, lo potremmo vedere magari nel nostro percorso su Trading On e come sempre io vi chiedo di iscrivervi al canale anche per vedere i prossimi video che parleranno di questi argomenti, quindi iscrivetevi se ancora non l'avete fatto al canale di Trading On. Parleremo anche di questi problemi dei trader alle prime armi, cioè quelli di cercare il famoso minimo come punto di ingresso per non perdere l'opportunità di aver comprato a prezzi bassi, ma statisticamente questo atteggiamento è molto negativo, dati alla mano produce delle perdite enormi perché è un atteggiamento di natura psicologica, non è una tecnica di trading. Iniziate a fare trading solo utilizzando time frame lunghi come il daily e il weekly, perché sono i più facili per chi inizia e sono quelli che vi faranno capire meglio il trend, perché il trend di mercato sarà privo del rumore di fondo delle diverse oscillazioni e vi porterà a compiere meno errori di ingresso sul mercato. Questo è il mio consiglio per la giornata di oggi. Sempre sul canale Trading On, iscrivetevi, lasciatemi un pollicione in su per questo video. Io vi ringrazio, vi auguro una buona domenica a tutti. Ci rivediamo domani, penso, perché c'è l'analisi settimanale grafica del mercato delle cripto, in primis con Bitcoin. Ciao a tutti!